Buongiorno a tutti, sono Antonello Lanzellotto e oggi ho il piacere di introdurre il webinar, una nuova stagione per il mondo del business travel gestito dall'Italia. Come sapete, quest'anno il Biz Travel Forum è andato in scena esclusivamente in versione digital e ricordo che chi avesse perso sia il forum di apertura o quello tematico del pomeriggio può vederli direttamente in differita streaming tramite il portale dell'evento, lo stesso dove siamo oggi collegati per questo webinar. Un po' per tener fede a quello che era lo spirito del Biz Travel Forum, quindi di fare un po' di formazione e informazione alla community, abbiamo deciso di arricchire da quest'anno il palinsesto aggiungendo un calendario di webinar che sono stati organizzati in collaborazione appunto con tutti i partner che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento. Non voglio rubare altro tempo ad Alitalia che si è messa quindi a disposizione per condividere con tutti noi in questo webinar molte informazioni utili per la ripresa del business. Gli speaker di oggi sono Carla Catuogno, Head of Global Corporate Sales, Irene Spada, Buongiorno. Head of Local Corporate Sales e Roberta Bottone, Commercial B2B Program and Business Development Manager. Allora, Alitalia oggi ci parlerà intanto dei risultati importanti di una survey alla quale hanno partecipato un campione di oltre 3.000 frequent flyer e quindi da cui emergono delle preziose informazioni sull'impatto che la pandemia ha rappresentato sia sul trasporto aereo che sul sentiment dei viaggiatori e delle aziende clienti. Cambiando lo scenario è stato inevitabile anche un cambiamento della risposta da parte del vettore. Sappiamo tutti che se guardiamo questo momento che stiamo vivendo da una luce differente, ad esempio uno dei vantaggi è stata un'accelerazione che c'è stata in ambito di digitalizzazione, di tecnologia in generale. E quindi sarà poi importante ascoltare dalla voce delle nostre colleghe di Alitalia come si è modificata appunto la risposta al mercato, che ruolo ha oggi la digitalizzazione sia nelle relazioni commerciali che nei processi interni. Allora, prima di lasciare la parola a Carla, Irene e Roberta, vi ricordo che per questioni di tempo non sarà possibile gestire una sessione di Q&A direttamente online, ma potete lo stesso inserire le vostre domande, i vostri dubbi nella sessione chat, perché sarà nostra cura collezionarle e metterle a disposizione di Alitalia che man mano poi procederà con le risposte. Vi ricordo che in tutta la piattaforma Biz Travel rimane attiva anche per quello che riguarda l'area espositori, quindi dove c'è uno stand virtuale di Alitalia nel quale è possibile sia chattare con dei colleghi dell'ufficio commerciale, si è possibile scaricare informazioni, documenti e presentazioni direttamente dall'Italia. Quindi lascio la parola alla prima speaker che è Carla. Grazie di essere qui e condividere queste informazioni e buon webinar. Grazie, grazie Antonella, buongiorno a tutti. Grazie a tutti di aver aderito al nostro invito, innanzitutto. È molto importante oggi questo incontro, questa possibilità che abbiamo di condividere con voi il nostro mondo. Diciamo un mondo che è cambiato, come è cambiato per tutti, è cambiato il nostro modo di acquistare, il nostro modo di lavorare, è cambiato anche il nostro modo di viaggiare. Anche noi, infatti, abbiamo dovuto adattarci a questo cambiamento e abbiamo dovuto certo adottare in epoca Covid, anche se le misure di sicurezza sono sempre state per noi molto molto importanti, abbiamo dovuto comunque apportare delle modifiche che sono ormai essenziali. Come dicevi Antonello, infatti oggi è un mondo in cui noi dobbiamo assolutamente sperimentare, dobbiamo reinventarci e dobbiamo ascoltare i clienti, appunto un ascolto attivo che è necessario perché appunto per continuare a migliorarci, per capire ecco, se le misure, quanto stiamo facendo, sono appropriate, sono nel mood del cliente. Quindi in questo senso la condivisione della slide, della survey alla quale accennavi. Una survey per noi molto importante, come dicevamo, 3.000 intervistati, 3.000 volatori, che ha avuto diciamo, un doppio obiettivo, quello di valutare l'adeguatezza appunto in base al loro
la loro percezione, l'adeguatezza delle misure adottate, ed anche però aveva avuto il secondo obiettivo di verificare se i test rapidi che abbiamo fatto in aeroporto, che quindi sono una grande innovazione nel trasporto aereo in questo momento, sono stati di loro gradimento e possono essere considerati una misura da continuare ad adottare allargandola ulteriormente. Quindi ecco, vogliamo oggi mostrarvi questi risultati, soltanto un'aggiunta, dire che questa survey che abbiamo fatto assolutamente ha avuto una grande, grande risposta dal punto di vista diciamo, del riscontro dei clienti, quasi che ci hanno voluto dare dal punto di vista emotivo un riscontro di volontà di condivisione, ecco, di vicinanza in questo momento, quasi che i volatori appunto vogliano in qualche modo essere sempre considerati e coinvolti in questa fase molto delicata per tutti. Quindi, insomma, molto importante sta serve rispetto anche alle precedenti che abbiamo fatto. A questo punto, quindi, direi di condividere la presentazione, iniziare a vedere qualche domanda. E quindi, se mi date un secondo, riuscirò a condividerla. La vedete? Sì, Riuscite a dottoressa. vedere? Sì, perfetto. E niente, quindi accelerando, direi che a questo punto passiamo direttamente alla prima slide, nella quale noi abbiamo chiesto ai volatori quale fosse l'impatto della pandemia nell'utilizzo dei mezzi di trasporto. E come potete vedere dalla prima barra, che utilizzando il puntatore vi posso indicare, l'aereo è sicuramente quello che ha avuto l'effetto superiore rispetto agli altri mezzi. Questo lo sappiamo, cioè se ce ne fosse bisogno, insomma, siamo almeno 78% rispetto agli altri mezzi, con un 74% di trasporti pubblici, treni al 63% e quant'altro, fino ad arrivare all'utilizzo dell'automobile, che tutto sommato si è ridotto relativamente rispetto all'aereo. Quindi un primo riscontro dei nostri passeggeri, che ovviamente è in linea con la realtà dell'industria, quella del trasporto aereo, che sappiamo tutti che con la pandemia sta mostrando veramente flussi quasi azzerati a livello mondiale. E le previsioni non sono particolarmente, come dire, soddisfacenti, anzi, ma vediamo insomma se con queste misure si può eventualmente migliorare queste previsioni dell'IATA, che sono abbastanza negative. Si parla di circa il 60% da qui a fine anno di riduzione dei ricavi. Andando sulla seconda domanda, quindi nello specifico di questo viaggio aereo, abbiamo voluto valutare il grado di preoccupazione dei nostri volatori in relazione cioè nonostante, diciamo, le misure adottate, quindi capire dove si annidasse in qualche modo rispetto al viaggio aereo una possibile preoccupazione e a che livello. E come vedete qui, la preoccupazione si annida laddove cioè cresce, diciamo, al crescere della distanza del viaggio, perché vedete che sull'intercontinentale si concentra il massimo della preoccupazione, intorno al 50%, e man mano che scendiamo rispetto alla durata del viaggio, quindi sulla Fiumicino-Linate stiamo al 12%, su altro domestico addirittura al 9%, quindi la preoccupazione è molto limitata, e poi continua invece a crescere se si parla di internazionale, con una durata superiore o inferiore alle 2 ore. Questo che cosa ci dimostra? Ci dimostra ovviamente che on top alle variabili esogene che incidono sulla pianificazione del viaggio, quindi quelle che sappiamo tutti ormai, che abbiamo imparato a conoscere, la quarantena, il lockdown e la sospensione delle trasferte di lavoro, ad esempio molte aziende non hanno ancora ripreso a viaggiare purtroppo. Quindi on top a questo c'è però anche una componente psicologica, che è una preoccupazione che cresce al crescere la distanza, abbiamo detto, con dei temi, dei fattori quindi che sono legati alla distanza da casa, alle incertezze sul paese di arrivo, al lungo tempo trascorso in cabina e quant'altro, che preoccupano quindi evidentemente il volatore laddove si parla di lunghe distanze. Quindi questo sicuramente è un tema che noi poi abbiamo sviluppato anche più avanti. Tornando invece al motivo per il quale noi abbiamo fatto questa survey, quindi di valutare la soddisfazione delle misure in aeroporto. Rispetto al campione,
Parliamo qui di un campione che ha volato dal lockdown, cioè ci sono persone che non hanno più ripreso a volare, come abbiamo detto, e persone che invece l'hanno fatto. Quindi il nostro campione misto in qualche modo è stato suddiviso in due e qui ci sono soltanto coloro che hanno volato. E il risultato è interessante, quantomeno per noi, perché significa che stiamo andando nella giusta direzione. Cioè, da un punto, vedete qui la prima barra indica coloro che sono soddisfatti, all'81% degli intervistati si dicono soddisfatti, molto o abbastanza soddisfatti. Quindi questo già per noi, la prima barra è già un elemento positivo. Se però guardiamo quella in basso, è ancora più interessante perché riguarda il nostro hub di Fiumicino. Parliamo quindi di una soddisfazione intorno al 90%, quindi chi ha volato sull'hub di Fiumicino è soddisfatto al 90%. In più interessante vedere se noi paragoniamo i due verdi qui, che sono la soddisfazione, diciamo, prevalente, il perfettamente soddisfatto, abbiamo un picco di 35% contro 25%. Quindi direi veramente possiamo essere molto contenti, sia, cioè, come diciamo, questo è un motivo di orgoglio, sia perché Fiumicino è il nostro hub, ma non soltanto, diciamo, un elemento interessante nell'ambito dell'industria, perché per tutto quello che Fiumicino appunto sta facendo per essere sempre all'avanguardia in questo settore. E questo aspetto, anche questo lo vediamo un po' più avanti nel dettaglio. Andando alle misure di bordo, quindi poco fa nella slide precedente abbiamo esaminato le misure in aeroporto, quindi il passeggero si dice soddisfatto di questo, ok? Nella media. Mentre se andiamo a vedere le misure di bordo, queste sono, diciamo, questo è una slide per noi molto interessante, perché qui il campione è misto, è un campione che ha volato dopo il lockdown di marzo e che non ha volato dopo il lockdown di marzo, quindi stiamo parlando con chi ha volato e chi no. E questo è interessante perché nella prima barra vedete che chi ha ripreso a volare è più soddisfatto, quindi all'89%, di chi non ha ripreso a volare, che è soddisfatto all'85%. Ed anche qui, se paragoniamo il molto soddisfatto, il perfettamente soddisfatto, abbiamo un picco qui del 35% tra coloro che hanno viaggiato e invece un calo, diciamo, un elemento più limitato rispetto al precedente del 18%. Che cosa vuol dire quindi per noi? Questa è una slide tra le più importanti. Significa che chi non ha ripreso a viaggiare, ma magari soltanto letto o sentito parlare, diciamo, delle misure a bordo, in sostanza è più preoccupato di chi le ha realmente testate. Questo è sicuramente un elemento, perché in un'ottica di stimolo al volo, noi dobbiamo a questo punto pensare quanto può essere interessante comunicare ai passeggeri, comunicare al nostro mondo, alla nostra industria, di quanto possono essere, di come si sono modificate le misure a bordo, di quanto sono sicure. Perché chi è più soddisfatto è chi ha viaggiato, chi non ha invece testato è meno soddisfatto. E questo quindi mostra anche delle paure nascoste, latenti, sulle quali dobbiamo lavorare, e questo dobbiamo fare, appunto, come dicevo, tutta l'industria, noi per primi, in termini di comunicazione di quello che è il viaggiare sicuro, in termini appunto di spinta della ripresa al volo, che poi questo è l'obiettivo, insomma, di tutti noi che lavoriamo in questa industria. Un altro punto sicuramente importante di questa slide è che le misure appunto devono essere comunicate adeguatamente e devono essere applicate con rigore e costanza. Questo è certamente il punto più importante, perché appunto potrebbe essere anche che anche il più disinvolto viaggiatore potrebbe, se le misure non sono applicate adeguatamente in maniera quasi ossessiva, potrebbe addirittura, ecco, avere un ripensamento. Quindi sono degli elementi molto importanti sui quali dobbiamo lavorare con assoluta costanza tutti. Ma quali sono queste misure di sicurezza? Cioè, in fondo sono tantissime, non è facilissimo elencarle in una slide, e qui abbiamo cercato di riassumere chiaramente quelle più importanti. Mi limiterò a menzionare quelle soprattutto che sono più evidenti, cioè quelle sulle quali abbiamo lavorato sia a terra che a bordo. Quindi certamente indichiamo la mascherina che si utilizza in aeroporto e a bordo,
la misurazione della temperatura assolutamente costante su tutti gli aeroporti, i distanziamenti. È stato importante creare dei sentieri, diciamo, nei quali ci sono zero contatti e zero paper, zero carta, contactless e paperless, certificazioni online, una continua attenzione alla sanificazione degli aerei e delle aree comuni. Questo è un elemento molto importante che è emerso sempre da qualsiasi survey e quindi assolutamente siamo molto molto concentrati su questo. E tutto quelle che riguardano anche le nuove procedure di imbarco e sbarco per facilitare il distanziamento dei passeggeri, perché questa è un'altra di quelle paure che viene riscontrata nelle varie survey che abbiamo fatto ed anche in questa. Quindi diciamo la sintesi è un po' complicata da fare perché sono tantissime, direi che l'unica cosa è provarle naturalmente riprendendo a volare, quindi diciamo che potrete constatarle direttamente di persona. Tornando però alla nostra survey, diciamo, sempre al nostro campione, il campione misto anche in questo caso, cioè chi ha volato dopo il lockdown di marzo e chi non ha volato. E questa, anche questa è una slide molto importante, vi ricordo abbiamo ovviamente selezionato solo alcune, è una survey molto articolata e queste sono quelle che abbiamo ritenuto più interessanti da condividere oggi con voi. E diciamo, questa riguarda, questa parte di survey riguarda l'importanza delle misure di prevenzione a bordo, cioè se nella precedente noi abbiamo voluto capire quanto fosse il grado di soddisfazione. Qui invece entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire quali sono gli elementi importanti, quindi da fondamentale a molto importanti per i passeggeri. Quindi i fondamentali sono i verdi più accentuati e i molto importanti sono i verdi più limitati, diciamo, meno accentuati. E che dire, questa è una slide particolare, almeno detta anche da coloro che hanno fatto effettivamente questo lavoro al nostro interno, i nostri specialisti, i nostri esperti, perché è un inedito assoluto come scala di survey, cioè ha una concentrazione, un livello di fondamentali così accentuato che è molto molto particolare, cioè non è una scala normale. Ci vuole dire qualche cosa questa scala, cioè quello che sicuramente abbiamo colto è che ci vuole dire che in tempi di pandemia non c'è una sola cosa fondamentale, ma le cose fondamentali sono tantissime, sono molteplici. Quindi il passeggero ci dice che in questo momento tutto è importante, non c'è una cosa tanto più importante di un'altra, sono tutte molto importanti e fondamentali. Per cui questo è un discorso che noi prendiamo, chiaramente portiamo a casa e cerchiamo assolutamente di approfondire. E come? Velocemente andiamo a vedere il primo punto, sicuramente i primi tre punti sono degli elementi intangibili, sono l'aria a bordo, considerata la qualità dell'aria a bordo, considerata assolutamente fondamentale all'88%, che è un dettaglio intangibile, poi abbiamo la sanificazione degli aerei, dei spazi comuni, come abbiamo detto, la sterilità delle aree comuni e delle poltrone. Quindi elementi, come dicevo, che sono tangibili, ma non ci sono intangibili, scusate, non ci sono però soltanto questi, ci sono anche degli elementi intangibili, diciamo più concreti, che sono più legati al mondo più piccolo del passeggero, quindi cose importanti, grandi, generali, ma anche cose piccole e tangibili, come ad esempio l'importanza viene data alla mascherina, al distanziamento a bordo, sbarco e imbarco, e la riduzione anche dei contatti con gli assistenti di volo, questo è un altro tema che è emerso, piuttosto che l'autocertificazione. Quindi elementi che sono più piccoli, come ho detto, ma che assolutamente sono importanti alla stregua degli altri. E quindi noi in un continuo, diciamo, ascolto di questi, del passeggero, dobbiamo anche questo assolutamente, anche questi assolutamente prenderli in considerazione. Come dicevo prima, e soprattutto da questa slide che è emerso l'importanza del rispetto delle misure di prevenzione, è emerso che l'importanza, cioè l'applicazione delle stesse, è quasi più importante delle misure in sé, cioè laddove non vengono fortemente applicate la soddisfazione si abbassa notevolmente. Questo l'abbiamo visto da approfondimenti di questa slide, che ovviamente sono talmente complicati numerici che ho preferito non riportare.
Però è interessante questo aspetto che se non vengono le misure, anche se il passeggero è soddisfatto, anche se stiamo toccando i punti più importanti per lui, poi c'è un discorso di applicabilità, di applicazione con la massima e assoluta costanza, altrimenti se non rispettiamo questa ossessività, diciamo, di applicazione, questo può incidere notevolmente sul livello di soddisfazione del cliente. Per cui anche questo, un'ottica di miglioramento, assolutamente un dato importante. Passando, diciamo, al primo punto che avete visto, quello che genera più, cioè che è ritenuto più fondamentale di tutti i fondamentali, che è l'aria a bordo in cabina, la qualità. Chiaro che di questo aspetto, cioè questo è un fondamentale al 90% quasi, 88%, quindi importantissimo. Anche se se ne parla tanto, forse, non se ne parla abbastanza, per questo che abbiamo voluto riprenderlo in una slide dedicata. Abbiamo ripreso soltanto questo proprio perché i fattori sono tanti, ma questo riteniamo che sia uno dei più importanti, perché ancora oggi con in webinar, diciamo, con clienti, fornitori, anche con volatori in generale, il tema emerge sempre e ancora probabilmente ci sono, come dicevo anche nelle slide precedenti, delle paure, come dire, latenti che dobbiamo assolutamente soddisfare in qualche modo. Quindi qui abbiamo preso una menzione delle dichiarazioni della IATA, l'associazione di oltre 300 compagnie aeree, che però queste dichiarazioni sono supportate da studi scientifici di realtà indipendenti, quindi tutta una serie di organizzazioni anche legate al mondo del trasporto aereo che si sono spese, diciamo, per assolutamente verificare questi aspetti. Ma quanto appunto emerge durante il viaggio aereo è assolutamente limitato il rischio di contrarre il Covid. Addirittura parliamo di percentuali dello 0,000, arriviamo a 4-5 zeri dopo il primo, che è quindi di un contagiato su 27 milioni, quindi dati veramente importanti. In più, ormai è assodato che, soprattutto da studi dei maggiori produttori di aeromobili, Airbus, Boeing, Embraer, ma anche altre realtà, certamente l'aria in cabina è un'aria che è paragonabile ad una sala operatoria sterile. E questa purezza dell'aria è dovuta ai filtri HEPA, vedete qui nell'immagine i filtri HEPA che appunto consentono una circolazione, un sistema di circolazione che si basa sui filtri HEPA e che prevede la circolazione dell'aria in verticale, un'aria che viene presa al 50% dall'esterno e che viene filtrata e poi esce assolutamente rinnovata ogni 2-3 minuti, rinnovata al 99,97%, appunto come una camera sterile, consentendo quindi di assolutamente limitare il contagio. Questi, capite che sono elementi assolutamente importanti, sono dettagli tecnici, sì, ma fortemente impattanti sulla scelta di volare, quindi comunicarli adeguatamente quando è possibile, eccetera, è sempre molto molto importante per facilitare questa ripresa, la quale appunto stiamo cercando di spingere. Rispetto a questo, però, ritornerei velocemente alla survey, perché qui arriviamo al secondo elemento, cioè vi ricordate, volevamo prima verificare le misure, l'adeguatezza, ma anche la propensione all'utilizzo dei COVID test. E qui i risultati sono assolutamente incoraggianti. Abbiamo un 80% di passeggeri, di volatori, sempre la nostra serve, il nostro campione di volatori che si dice assolutamente favorevole all'utilizzo del COVID-tested, e quindi come misura di prevenzione per volare sicuri. E il 20% invece che vedete qui, diciamo così, scettici sono coloro che invece ritengono che sì, si può lavorare su questo ambito, ma i tempi sono ancora da capire, cioè bisogna migliorare i tempi di viaggio, altrimenti questi aspetti impattano negativamente. Però tutto sommato, insomma, si tratta di assolutamente dati interessanti e positivi, incoraggianti, così come quelli che vengono fuori reali, dati reali dal test che poi alla fine noi abbiamo fatto e che stiamo tuttora facendo sul progetto pilota sulla Milano-Roma. I test che vengono fatti in partenza determinano quindi cioè garantiscono che a bordo non ci siano positivi e quindi assolutamente si viaggia in sicurezza. Per cui i 3.700 passeggeri che hanno viaggiato finora,
ci dicono all'87% che giudicano positivamente questa misura adottata, il 92% ritiene di aver volato quindi in modo sicuro e l'80% ritiene che possa consigliare all'Italia in base appunto a questa misura che ha adottato, quindi assolutamente un elemento importantissimo. Qui abbiamo rilevato una bassissima incidenza di casi Covid sui voli, cioè scusate, sui voli che tentavano di prendere il volo, ovviamente che non sono stati imbarcati. Parliamo dello 0,7%, che comunque è una sperimentazione molto, molto interessante che ha portato molti risultati. Risultati che vediamo qui, cioè l'Italia alla fine, all'Italia con i suoi aeroporti, ha fatto appunto con i test rapidi. Con questo progetto pilota ha fatto da apripista, rappresentando assolutamente una best practice in Europa e nel mondo, nell'ambito del trasporto aereo. Su questo non c'è dubbio. E anche i suoi aeroporti si sono distinti. Sicuramente Fiumicino, che ha ottenuto da Skytrax, l'autorevole Skytrax, le 5 stelle di massimo punteggio per le misure igieniche di prevenzione del Covid. Fiumicino ancora, che è il primo aeroporto europeo e il terzo al mondo a ricevere l'Airport Health Accreditation rilasciato dall'ACI, e quindi anche di questo siamo molto, come dire, teniamo conto che di questi grandi miglioramenti che ha fatto Fiumicino. Vediamo Linate, che è all'avanguardia, che ha partecipato al test pilota di Roma sulla Roma-Milano. Anche Linate è all'avanguardia, specie dal punto di vista tecnologico. Abbiamo il faceboarding, ad esempio, che è un sistema di riconoscimento facciale per i controlli di sicurezza, che è appunto assolutamente in linea in questo momento con le esigenze del Covid, che sono quelle di paperless e soprattutto contactless, no? Perché è appunto un riconoscimento digitale. Se parliamo poi di dove l'industria sta andando, quindi i trend della nostra industria, menzioniamo certamente l'evoluzione di questi giorni, cioè dal passaggio dai test, dal progetto pilota sulla Roma-Milano, siamo passati a testare, cioè diciamo a applicare i test rapidi sulle rotte Italia-USA, quindi in particolare sulla Fiumicino-New York. E questo assolutamente è importantissimo come elemento. Uno, per rispondere al timore del passeggero sul discorso del lungo raggio che abbiamo visto prima, e sia perché si apre in qualche modo cioè questa di avere i test sulla Fiumicino New York e di aprire un corridoio di no quarantena tra gli Stati Uniti e l'Italia, assolutamente segna un passo fondamentale per sbloccare gli spostamenti di lungo raggio, perché in questo modo, chiaro che ancora il processo va affinato, però insomma, come primo test al mondo è sicuramente importantissimo, il concetto è di evitare ai passeggeri la quarantena fiduciaria sia in arrivo che in partenza, perché la quarantena è considerata uno dei maggiori deterrenti della ripresa del traffico, quindi chiaramente c'è un grande push per eliminare il discorso quarantena e di spingere misure alternative. Misure alternative sono appunto questi test, cioè diciamo l'applicazione del tampone rapido in arrivo e in partenza. Altri elementi che menziono velocemente possono essere, sono sul piatto in questo momento, sono il passaporto sanitario digitale che è il Global Common Pass, ma anche la piattaforma di travel sharing, di sharing di certificati e vaccini della IATA, che è il Travel Pass. La IATA intende lanciare proprio in quest'entro fine anno, il primo e il prossimo anno, vediamo come andrà. I vaccini certamente sono un elemento importantissimo, chiaro, diciamo forse la chiave di volta di tutto questo discorso, e vediamo anche qua quale sarà l'impatto sul trasporto aereo e come dovrà essere gestito, perché comunque si dovrà insomma tener conto di questo. L'ultimo elemento che porto alla vostra attenzione è la crescente, come dire, menzione e attenzione alla SSR e all'ambiente da parte del mondo aziende, che è quello che, insomma, del quale stiamo parlando. E chiudo appunto con questo elemento, cioè facendomi vedere un assessment form di un'azienda, a titolo esclusivamente di esempio, che mostra i requisiti che le aziende, specie quelle più importanti, stanno richiedendo ai vettori.
E quindi qui questo è un assessment form che è recentissimo, mostra appunto delle misure che erano già presenti allora, cioè pre-Covid, quindi un'offerta tarifaria interessante, le priorità, check-in e quant'altro, tutti elementi soft ai quali si aggiungono però anche protocolli di prevenzione del Covid-19 che assolutamente prima era inesistente, ovviamente, modalità di pulizia, sanificazione, costante informazione e l'ambiente. Quindi se questi elementi prima erano importanti, oggi stanno diventando fondamentali per selezionare i nostri partners e quindi assolutamente sono, diciamo, degni di assoluta attenzione anche da parte nostra. Chiudo con questa immagine, lasciandovi appunto questa immagine un po' relativa all'ambiente, relativa a quello che anche l'Italia fa in questo ambito, quindi in ambito di corporate social responsibility, riportando soltanto qualche esempio, cioè dalla riduzione del consumo di carburante con progetti di fuel efficiency, piuttosto che la partecipazione a task force dell'ICAO proprio per ridurre con tutti gli altri vettori gli impatti, progetti zero paper, flying green, tutta una serie di attività che stanno coinvolgendo tutti i dipendenti, i crew e anche diciamo, tutte le aree aziendali per quanto riguarda anche progetti sociali e impattanti. Per cui ecco, diciamo che anche l'Italia fa la sua parte in questo ambito, in maniera tale anche possa essere scelta in questi processi di selezione da parte delle aziende, per cui insomma riusciamo anche con quelle misure che abbiamo messo in atto, delle quali abbiamo parlato finora, a entrare con onore anche nella lista di tutti i vettori partner. Per cui prima di passare, diciamo adesso passerò la parola ad Irene Spada, Head of Local Corporate, che vi illustrerà gli altri passi, diciamo, successivi di questa nostra staffetta che stiamo facendo sul business travel dell'Italia. Ho cercato di essere più sintetica possibile, spero che sostanzialmente di avervi dato un'idea di quello che stiamo facendo e di sottolineare quanto l'ascolto, diciamo, attivo dei clienti sia importante e reinventarsi per migliorare giorno per giorno. Irene, passo Grazie Carla. Sì, vi taccio. grazie Carla, grazie a tutti, un ringraziamento anche da parte mia. Ora entriamo in un altro ambito. Dopo questa interessante carrellata di numeri e di evidenze, facciamo invece insieme una riflessione sull'approccio commerciale. Quindi abbiamo detto, come ha ribadito anche Antonello nella sua introduzione, che la pandemia, se vogliamo vedere, diciamo, una sollecitazione attiva nella pandemia, sicuramente l'accelerazione e quella che abbiamo definito innovazione indotta, quindi le circostanze che ci hanno sostanzialmente costretto a guardare la realtà in modo diverso, prendendo atto di elementi nuovi e che ci aiutano a qualificare la domanda, al momento molto, diciamo, scarsa, per cui dobbiamo andare a guardare i segnali deboli e cercare insieme di fare delle riflessioni e di magari fare uno step forward nell'approccio commerciale. Vi condivido, qualche slide. Ok, allora, mi vedete? Sì. Sì, dottoressa Spada. Un attimo che non riesce però ad andare avanti la mia. Clicchi col mouse sopra la slide, dottoressa, e Sì, ora vado ecco. avanti con le frecce. Benissimo. Perfetto. Allora, abbiamo detto quindi lo scenario è cambiato e Carla ci ha illustrato quanto sia cambiato. In particolare, questo grande cambiamento ha fatto saltare sostanzialmente tutti i modelli tradizionali di previsione. Qualcuno ha parlato di effetto cigno nero, quindi sostanzialmente una variabile che, non essendo appunto prevedibile in natura, ha fatto saltare completamente lo scenario di riferimento. In uno scenario che quindi, diciamo, scarseggia di variabili fondamentali, le aspettative diventano sempre più rilevanti, proprio perché sono queste che approssimano la domanda. Carla ci faceva vedere prima nella sua presentazione quanto i passeggeri sostanzialmente abbiano, tanta più fiducia quanto più provino, l'esperienza di viaggio. E la domanda che io vi faccio è: hanno più fiducia perché hanno provato oppure hanno provato perché hanno più fiducia? Questo per dire, per commentare insieme quanto siamo nel campo delle aspettative, quanto quindi sia importante ascoltare attivamente, che significa proprio prendere atto dai comportamenti di acquisto per quanto riguarda le aziende e di viaggio,
trarre quindi delle conclusioni che possono aiutarci a orientare le nostre considerazioni per lo scenario futuro. Quindi il comportamento di acquisto assume un fondamento sempre più microeconomico. Questo significa che ciascuna azienda, in relazione alla propria interpretazione dell'allerta, dei livelli di prevenzione del rischio che si vuol dare, decide di implementare dei cambiamenti nella propria travel policy. Noi abbiamo in questi mesi fatto una mappatura molto dettagliata azienda per azienda, andando a vedere a seconda della tipologia di settore merceologico, a seconda della dimensione dell'azienda, quanto diciamo, l'interpretazione del vincolo possa essere forte. Abbiamo infatti avuto situazioni, ma voi travel manager lo sapete sicuramente meglio di noi, in cui alcuni settori hanno continuato a viaggiare. Altri si sono completamente fermati, ma una cosa è comune comunque a tutte le aziende, il famoso concetto del business essential travel, quindi si è viaggiato e si continua a viaggiare solo per motivi essenziali. L'esperienza di viaggio in questo periodo ha un impatto che abbiamo definito emozionale, quindi accanto, diciamo, alla disciplina che l'azienda decide di dare attraverso anche il cambiamento eventuale di travel policy o attraverso le decisioni, è rilevante quello che il passeggero, il cliente finale, prova durante la propria esperienza di viaggio. Quindi la customer experience si arricchisce di un elemento molto più emozionale rispetto a prima, che può essere appunto dettato dal livello soggettivo di ansia o di preoccupazione che un'esperienza di viaggio può dare. Quindi, se vogliamo effettivamente proiettarci oltre questa pandemia e capire quali sono gli elementi rilevanti per ripartire e ripartire bene, dobbiamo ascoltare con attenzione quello che ci dice il mercato, ma soprattutto cercare di entrare di più nel famoso microcosmo del passeggero. Queste considerazioni ci servono a cosa? Ci servono a riflettere, fare delle riflessioni e cercare di ampliare l'approccio commerciale, quindi in altre parole fare innovazione, dove per innovazione intendiamo non necessariamente investire in qualcosa di nuovo, ma semplicemente estrarre più valore da ciò che abbiamo, quindi ampliare la nostra visione commerciale. A questo proposito voglio ricordare alle persone che sono collegate qualche domanda che io mi ero appuntata e sulla base della quale ho anche sviluppato questa presentazione che stiamo vedendo insieme. Durante il Biz abbiamo sentito domande come quali sono gli strumenti per integrare il travel program per dare fiducia ai viaggiatori, oppure la policy attuale permette di viaggiare in sicurezza. Ma soprattutto gli ultimi due punti sono quelli su cui io mi soffermerei di più, quindi sono gli elementi di caring e di attenzione al famoso microcosmo del passeggero finale. Quindi abbiamo sentito parlare di proactive travel care, di traveler well-being. Quindi come abbiamo declinato questi elementi per capire che area di innovazione potevamo avere nell'approccio con voi aziende. Questa slide delle casette sostanzialmente ci dice una cosa: nell'innovation area non c'è, se ci pensiamo, nulla di nuovo in termini di prodotti, ma c'è semplicemente una riconsiderazione, una riflessione su quella che abbiamo definito matrice prodotto-segmento. Mi spiego meglio. Prima del Covid eravamo abituati a pensare alle aziende di medie e grandi dimensioni come clienti di Alitalia, clienti con un accordo corporate che si compone tradizionalmente di un'offerta tariffaria, quindi di agevolazioni, di sconti e di servizi legati proprio allo status di cliente corporate, quindi benefici corporate, le famose mille miglia corporate e le CFA commerciali. Durante la pandemia ci siamo resi conto che dalle aziende sono arrivate richieste, è arrivata una domanda di servizi che tradizionalmente non sono legate al business travel o lo sono molto meno, come per esempio il charter, il cargo. Quindi la riflessione che stiamo facendo è: ok,
Ok, forse è limitante pensare al business travel come segmento di mercato in grado di recepire soltanto una proposition corporate legata ad un accordo corporate. Quindi molto probabilmente in uno scenario, speriamo il più vicino possibile, dovremmo ampliare il nostro approccio commerciale e ragionare quindi su un business travel che non è destinatario soltanto di un accordo corporate banalmente sulla linea, ma anche di altri servizi che possiamo con successo proporre ai nostri partner aziende. Quindi, in altre parole, è necessario ripensare anche il nostro posizionamento della matrice prodotto segmento. L'altro esempio che vorrei invece farvi, sempre a proposito di innovazione, è un esempio che abbiamo mutuato dal programma Mille Miglia Corporate. La slide che vedete qui è una schematizzazione del circolo virtuoso, sostanzialmente le carte corporate che vedremo più in dettaglio nelle slide successive. Sono la versione per le aziende del nostro programma Mille Miglia, quindi sono un programma di loyalty destinato alle aziende. Nella misura in cui all'Italia le proponga un'azienda, l'azienda riceve sostanzialmente attraverso i servizi legati alle carte un budget saving legato al risparmio fruibile dai servizi collegati alle carte e uno strumento per fornire maggiore soddisfazione ai propri dipendenti interni. E qui siamo nella parte del B2B. Il passeggero finale, in quanto titolare della carta corporate, sostanzialmente viene riconosciuto come passeggero corporate, quindi i vantaggi della carta sono legati alla recognition, al time saving e anche alla possibilità di utilizzare i servizi nel momento in cui viaggi per motivazioni personali. E fino a qui siamo nella rappresentazione del old normal, lasciatemi dire. Alla luce delle esigenze che abbiamo riscontrato, che molto bene sono state descritte nella presentazione di Carla, abbiamo visto che emerge con prepotenza la dimensione della risk prevention e del proactive people care e della preoccupazione per il benessere dei dipendenti. Quindi, nella parte B2B, quindi nel momento in cui la carta viene proposta sostanzialmente all'azienda, nell'adottarla, l'azienda risponde anche a un'esigenza di aumentare, potenziare la prevenzione del rischio legato al viaggio e di rispondere all'esigenza di tutelare, di rassicurare i propri dipendenti. D'altra parte, gli stessi dipendenti, quindi il volatore finale, il cliente finale, oltre ai benefici che aveva già nell'old normal, risponde sostanzialmente alla esigenza di essere maggiormente rassicurato, perché la carta, essendo tra l'altro digitale, sostanzialmente evita il contatto con tutti gli step che vengono fatti in aeroporto durante l'esperienza di viaggio. Quindi noi l'abbiamo definita touchless e crowdless proprio per sottolineare quanto ci permetta sostanzialmente di stare in sicurezza. Quindi, volendo riflettere insieme sul programma Mille Miglia Corporate, che sicuramente non è un prodotto nuovo perché ne parliamo da diverso tempo, ricordiamo che questa soluzione, che è appunto un attributo dei nostri accordi corporate, quindi è dedicata alle aziende con accordo, è una soluzione che permette, attraverso appunto la conversione di un'iscrizione a un normale Mille Miglia in Mille Miglia Corporate, consente sostanzialmente di avere dei vantaggi aggiuntivi, senza tra l'altro invalidare l'accumulo, senza invalidare i benefici individuali, perché ricordiamo che la conversione di una Mille Miglia in una Mille Miglia Corporate lascia comunque tutto il meccanismo di accumulo di miglia individuali assolutamente invariato, quindi è un qualcosa che si aggiunge al beneficio personale. Per darvi un'idea di quanto possa essere diversa l'esperienza di viaggio tra un normale Mille Miglia e un passeggero che ha aderito al programma Mille Miglia Corporate, abbiamo messo a confronto l'esperienza di Ilaria e di Fabio. Ilaria è una socia corporate dal 2018 e dice: arrivo in aeroporto, passo velocemente ai controlli grazie al fast track, mi imbarco e quando atterro pochi minuti e sono fuori con il mio bagaglio.
Fabio invece, che è iscritto al Mille Miglia, ma non ha fatto la conversione del Mille Miglia in Mille Miglia Corporate, ci dice: ai controlli di sicurezza osservo passeggeri percorrere una corsia preferenziale e mi chiedo perché io no. All'arrivo vedo che ritira il bagaglio prima di me e mi chiedo ancora dove sbaglio. Caro Fabio, hai sbagliato, non hai sbagliato, dovrai ancora farlo, convertire la tua Mille Miglia in Mille Miglia Corporate. E quali sono i vantaggi di cui tanto stiamo parlando, proprio legati all'adozione, alla conversione della Mille Miglia in Corporate o per chi non fosse ancora iscritto alla carta comunque Corporate? Allora, sono vantaggi in termini di velocità e di comfort, quindi check-in prioritario, fast track, bagaglio aggiuntivo, imbarco prioritario, comfort seat e priorità di riconsegna nel bagaglio. In questa slide vedete delle X rosse e dei checkmark verdi. Cosa significa? Significa che i checkmark verdi sono i servizi collegati alla Mille Miglia Corporate. Come vedete, sono assolutamente identici sia nel Mille Miglia Corporate che nell'Ulisse Corporate. Questo significa che una persona che sia iscritto al programma Mille Miglia, anche in uno stato basic, acquisisce sostanzialmente tutti i vantaggi proprio in quanto acquisisce lo status di Mille Miglia Corporate. Il vantaggio è tanto maggiore quanto più il tier di appartenenza è basso, quindi il massimo vantaggio si ha per il socio Mille Miglia Basic, che come vedete avrebbe tutte X rosse, e invece trasformatosi in Mille Miglia Basic Corporate acquisirebbe tutti i vantaggi. Tra l'altro le righe che vedrete in grassetto sono relative a servizi che sarebbero a pagamento, quindi questi servizi sono anche proprio dei risparmi di costi. Il passeggero che parte come Ulisse Mille Miglia, quindi ha già come tier Ulisse non corporate dei servizi inclusi, acquisisce comunque il fast track e il comfort seat. Se vogliamo ricordarci in una parola i benefici delle carte corporate, basti pensare che sostanzialmente, a prescindere dal tier, di appartenenza, qualsiasi persona che si converta in Mille Miglia Corporate acquisisce tutti i vantaggi di una freccialata, ad eccezione dell'ingresso in lounge. Questo per ricordare in modo sintetico. E qui entriamo in quello che Antonello accennava all'inizio della presentazione, quindi la spinta sulla digitalizzazione. Anche Alitalia ha percorso, sta percorrendo questa strada con una spinta sempre maggiore all'utilizzo dell'app. Vi ricordo che anche la Mille Miglia Corporate è utilizzabile tramite l'app di Alitalia, quindi attraverso sostanzialmente può essere immagazzinata nel wallet ed essere utilizzata come QR code direttamente dallo smartphone, quindi rendendo possibile un passaggio in aeroporto molto veloce. E tra l'altro questa scelta, oltre a rispondere a una spinta all'innovazione, risponde anche a una volontà di contribuire anche proprio per la riduzione di plastica alla responsabilità sociale. Vi voglio adesso parlare di un altro argomento che apparentemente non è legato a quello che abbiamo detto, ma invece secondo noi lo è e anche molto. Perché parliamo di piccole e medie imprese? Che cosa c'entrano con quello che abbiamo detto finora? In realtà c'entrano perché il famoso elemento emozionale di cui abbiamo parlato prima, quindi la soggettività nel voler intraprendere o non intraprendere un'esperienza di viaggio, nel segmento delle piccole e medie imprese ha invece una coincidenza molto forte tra la proprietà dell'azienda e la persona che viaggia. Quindi molto probabilmente questo elemento emozionale, si riduce rispetto a un'azienda con medie e grandi dimensioni, perché abbiamo osservato che le piccole e medie imprese in questo periodo di pandemia stanno in realtà continuando a volare sicuramente in misura maggiore rispetto a quelle più grandi e strutturate, sempre con percorrenze comunque diciamo di breve raggio, quindi nel domestico. Quindi a questo proposito vogliamo ricordarvi il programma che Alitalia ha dedicato alle piccole e medie imprese, il nostro programma Business Connect, che è sostanzialmente un programma di accumulo
accumulo miglia a seconda in base al volume di alla spesa effettuata per i viaggi. In particolare viaggi non solo con Alitalia, ma anche con i partner aerei di Alitalia. Ogni euro di spesa per l'acquisto di viaggi corrisponde a un accumulo di 7 miglia. Dopodiché l'azienda che si iscrive a questo programma in modo ovviamente gratuito può decidere di consumare le miglia maturate sia acquistando biglietti premio oppure con il meccanismo Cash and Miles, integrando sostanzialmente il pagamento di un biglietto con le miglia maturate, o ancora acquistare servizi aggiuntivi, quindi ricordiamo il comfort seat, oppure per esempio l'upgrade o l'extra bagaglio, diciamo quei servizi che per le aziende che hanno accordo sono invece legati alle carte corporate, o ancora l'accesso alla lounge e molto altro. Quindi con questa carrellata che abbiamo fatto, quindi nel vedere insieme come questa pandemia ci abbia, tra virgolette, costretto a guardare il mercato con occhi diversi e a fare delle riflessioni e dei ragionamenti per la ripartenza, quindi noi l'abbiamo definita innovazione indotta. Innovazione indotta che nel nostro caso consiste proprio nel rivedere la matrice prodotti e servizi esistenti su un target diverso, oppure abbiamo detto allargare l'approccio commerciale considerando che il cosiddetto customer value, quindi le opportunità di business legate a un cliente, non sono da ricercare soltanto nel business tradizionale, quindi nel famoso volo legato alla linea, ma magari esiste invece un terreno di business development che possiamo, su cui possiamo andare a lavorare insieme. Abbiamo detto ancora che le aspettative sono molto più importanti dei fondamentali perché ci danno una idea, un'approssimazione di quello che potrebbe essere il comportamento di viaggio per il futuro e che quindi tutte le misure messe in essere per poste in essere, per rassicurare e per aumentare la fiducia dei viaggiatori vanno quindi a lavorare sulle aspettative e quindi molto probabilmente sulla ripartenza. Il B2B2C è diventata una necessità strategica per quello che ci siamo detti e si è arricchito quindi dei nuovi elementi anche soggettivi legati al microcosmo del passeggero. La comunicazione, come ultimo punto, sarà sempre più digitale, non solo in risposta a una spinta proprio di tecnologica, di utilizzo di app, eccetera, ma anche fra di noi. Ma l'abbiamo visto in questi mesi, per esempio, assieme alle aziende abbiamo lavorato quasi esclusivamente attraverso webinar. Tornando alle Mille Miglia Corporate, stiamo facendo insieme un grande lavoro di push all'interno delle nostre aziende per lavorare ora sull'espansione della base clienti carte corporate, perché molto probabilmente in virtù di quello che ci siamo detti finora sarà sempre più importante andare a lavorare sul proactive travel care. A proposito di digitalizzazione, non voglio anticipare nulla e vi ringrazio intanto per la vostra attenzione e lascerei la parola alla dottoressa Bottone che continuerà a parlare di questo. Grazie. Grazie Irene, grazie a tutti i partecipanti. Io sono circa 10 anni che mi occupo di programmi B2B in Alitalia. Però mai come in questo periodo ho visto una evoluzione del rapporto con il B2B e oggi ve lo voglio mostrare in questa breve presentazione. Vedete? Sì. Ok, perfetto. Allora, cosa è cambiato? Sostanzialmente il rapporto tra Alitalia e i partner B2B è sempre stato un rapporto personale, quindi ogni azienda, ogni agenzia fondamentalmente ha un proprio key account di riferimento. Con la pandemia tutto ciò è cambiato, ovvero sia il key account di riferimento naturalmente è rimasto, ma quel rapporto personale che il cliente B2B aveva con il proprio account si è necessariamente modificato, come dicevano le colleghe, in primo luogo con l'introduzione dei webinar, con le conference call, sicuramente è un nuovo modo di approcciarsi. Il rapporto contemporaneamente quindi si è digitalizzato.
per far sì che si digitalizzasse, ovviamente è intervenuta la tecnologia. No che prima non avessimo a disposizione la tecnologia, perché già in tutte le aziende vi erano a disposizione gli strumenti per fare conference call, ad esempio. Tuttavia è stato un momento in cui, c'è stato un momento in cui questa tecnologia già a disposizione delle aziende è stata sfruttata in maniera diversa. Per quanto riguarda l'Italia, il processo di digitalizzazione è iniziato molto tempo fa. Insieme al partner Salesforce, già nel 2015 abbiamo lanciato il CRM, ovvero sia uno strumento contenente tutte le informazioni relative ai nostri clienti B2B. E successivi sviluppi hanno visto il lancio di applicazioni collegate al CRM per facilitare il rapporto con il cliente B2B, come esempio la contrattualistica, che oggi viene gestita interamente dal sistema. Fino ad arrivare nel 2019, quando abbiamo lanciato la community e quindi abbiamo aperto la digitalizzazione all'esterno, verso i nostri clienti B2B. La community, ovvero Alitalia Connect, ha consentito quindi di intermediare con le nuove tecnologie il rapporto con il cliente B2B. È rimasto ovviamente il rapporto con il key account, che è la base fondamentale e è l'interfaccia di Alitalia verso il nostro cliente. Tuttavia si è unito un nuovo strumento che ha consentito di aprire numerosi punti di contatto con il cliente, ma vediamoli nel dettaglio. E quindi ha consentito tra l'altro di avere una comunicazione, di impostare una comunicazione multicanale, che quindi non si basa più solo sul rapporto personale, ma si basa anche su una serie di strumenti presenti all'interno di Alitalia Connect. Come abbiamo detto, Alitalia Connect è la piattaforma digitale. Offre ovviamente informazioni, offre elementi funzionali che aiutano il cliente o che hanno l'obiettivo di aiutare il cliente nella gestione del suo lavoro, ma cosa ancora più importante, offre l'interazione. E come offre questa interazione? Innanzitutto con il canale social, il Connect Point. Quindi all'interno della piattaforma vi è una sezione Connect Point dove il cliente B2B, sia esso un'azienda, sia esso un'agenzia, può parlare non solo con Alitalia, ma può parlare anche con tutti gli altri clienti B2B iscritti ad Alitalia Connect. E questa è un'assoluta innovazione, perché apre uno scambio all'interno del settore che può essere infinito sostanzialmente. Un altro elemento di cui ha parlato anche Carla in maniera molto ampia nella prima parte di questo incontro sono le survey dedicate al B2B. In questo periodo di pandemia in particolare sono state lanciate diverse survey verso le agenzie e verso le aziende, proprio per ascoltare la voce dei nostri clienti. Sostanzialmente la survey, questo è un ascolto attivo, come lo definiva prima Carla, che tra l'altro ci ha indirizzato su alcune azioni che poi sono state intraprese nel corso di questi mesi. Abbiamo poi lanciato, sempre in periodo di pandemia, il chatbot che abbiamo chiamato Flash e che è presente al momento soltanto all'interno della partizione trade della community Alitalia Connect. Il chatbot si basa sull'intelligenza artificiale. È sostanzialmente un risponditore automatico che, adeguatamente istruito attraverso una serie di algoritmi, consente al cliente di interfacciarsi non con una persona ma con una macchina, che fornisce le stesse risposte che fornirebbe una persona. Al momento il chatbot presente nella nostra community è focalizzato su un argomento che sicuramente ha tenuto banco, lasciatemi dire, durante questo periodo, ovvero sia sulle repropolisi, e quindi consente una risposta attiva ed indirizza il cliente attivamente sul tipo di repropolisi da applicare nella fattispecie richiesta. Altro elemento è il direct emailing. Ovviamente il contatto via email con il cliente B2B c'è sempre stato, non lo abbiamo introdotto adesso, però abbiamo intensificato e cambiato la modalità di parlare al nostro cliente tramite le email. Ovvero sia, non sono più solo email operative o email informative di beni e prodotti all'Italia, ma abbiamo introdotto anche programmi
come ad esempio, come cito ad esempio Reconnect, programmi che hanno l'obiettivo di raccontare al cliente cosa succede nel mondo, e questo grazie alla nostra rete di country manager e di airport manager presenti su tutto il territorio, che consentono di che ci consentono di sapere settimana per settimana come si evolve lo scenario dal punto di vista del turismo. Sempre all'interno di Alitalia Connect abbiamo a disposizione le richieste di supporto, quindi un altro modo di comunicare direttamente con Alitalia, con operatori specializzati, per avere tutte le informazioni che necessitano al cliente. E infine citiamo uno strumento tradizionale, ovvero sia il telefono, il call center, che però ha sviluppato sempre di più la targettizzazione. E quindi oggi ci sono numeri dedicati che si rivolgono specificatamente con competenze specifiche appunto al segmento trade, sia IATA sia non IATA, e più di recente al segmento corporate e agli ABC. Quindi ci sono una serie di persone formate sul tipo di problematiche che questi segmenti presentano, in grado di rispondere alle esigenze del nostro cliente. Quindi, accanto alla figura fondamentale del venditore, oggi possiamo del key account del venditore, oggi abbiamo una serie di elementi che supportano il key account nella sua attività, ma che consentono comunque un contatto costante con il cliente B2B. Quindi cos'è Alitalia Connect? Alitalia Connect, come abbiamo detto, è la nostra piattaforma digitale, a scopo informativo, a scopo funzionale e a scopo interattivo, come abbiamo appena visto, multicanale. È una piattaforma targettizzata che si rivolge in maniera differente al travel agent, ai corporate e a business connect, quindi alle piccole e medie imprese, ma che alla fine ha come obiettivo finale quello di creare una comunità di persone che hanno il travel, il viaggio al centro del loro business, e quindi le agenzie di viaggio, quindi le aziende, quindi tutti coloro che in un certo senso proprio per lavoro devono trasportare persone, prodotti, idee in giro per il mondo. Quindi vi invito a visitare Alitalia Connect, invito ad iscriversi all'Italia Connect per essere sempre costantemente in contatto con noi. E concludo il mio intervento chiedendo alla regia di lanciare un video sul prodotto Alitalia Connect. Grazie a tutti. Benvenuto in Alitalia Connect, la nuova community dedicata al mondo business to business. Un nuovo modo di lavorare, insieme. Sei titolare di un'agenzia di viaggi? Il travel manager di un'azienda? O un titolare di partita IVA? Su Alitalia Connect, il nuovo spazio di lavoro condiviso, trovi tutte le informazioni e i servizi di cui hai bisogno. Se sei titolare di un'agenzia di viaggi, iscriviti alla sezione Travel Agent Connect. Puoi far iscrivere alla community anche tutti i tuoi collaboratori. Online trovi tutte le informazioni operative per lavorare meglio. Se hai già un contratto con Alitalia, puoi visualizzare le performance e i dati del tuo contratto direttamente online. Puoi anche acquistare e gestire il Travel Pass e i biglietti per i tuoi clienti, inserendo manualmente la tua commissione di vendita o prenotare in modo semplice e immediato i tuoi gruppi di volatori. Sei il travel manager di un'azienda che ha sottoscritto un contratto con Alitalia? Allora iscriviti alla sezione Corporate Travel Connect. Entrando in Alitalia Excellence puoi visualizzare i dati del tuo contratto. Puoi anche scegliere le funzionalità utilizzabili dai tuoi collaboratori e attivarle in completa autonomia. Accedi alla sezione Corporate Priority e trovi l'insieme dei vantaggi per il tuo business. Scopri i servizi dedicati alla tua azienda. Puoi anche trovare tutte le informazioni per richiedere una quotazione Global Meeting. Il servizio Sky Team per organizzare con tariffe dedicate i tuoi eventi aziendali ovunque nel mondo. Visita anche la sezione dedicata ai nostri partner e scopri i servizi e le offerte che hanno riservato alla tua azienda. Sei invece un titolare di partita IVA? Iscriviti alla sezione Business Connect e al nostro programma Fedeltà, che ti premia ogni volta che tu o i tuoi collaboratori volate con noi. Su Business Connect puoi anche acquistare in autonomia i biglietti per i tuoi viaggi o i nostri Travel Pass e visitare la sezione dedicata ai nostri partner per scoprire i vantaggi pensati per te. Che tu sia titolare di un'agenzia di viaggi, un travel manager o un titolare di partita IVA, su Alitalia Connect puoi sempre visualizzare gli orari dei nostri voli e controllarne lo status. Nella sezione Academy trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno
e con la funzione Case puoi parlare con noi in ogni momento. E per restare sempre aggiornato, non dimenticarti di iscriverti alla nostra newsletter. Con il Connect Point sei direttamente in relazione con gli altri membri della community per parlare del tuo business, esprimere la tua opinione o imparare da ciò che altri condividono. Alitalia Connect, un nuovo modo di lavorare. Insieme. Bene, allora grazie ancora a Carla, a Roberta, a Irene per tutte queste informazioni che hanno voluto condividere con noi. Ho trovato molti spunti interessanti all'interno della vostra presentazione, immagino che sia lo stesso per tutte le persone che ci hanno seguito. Allora, un saluto, ricordo a tutti quanti che questi appuntamenti continuano, questa settimana ce n'è già programmato un altro e riprenderanno a gennaio, quindi suggerisco a tutti di tenersi connessi con noi, con la piattaforma, di andare nell'area virtuale dove possono trovare ancora gli stand di tutti gli sponsor che hanno collaborato alla realizzazione del Biz Travel Forum, dove all'interno è possibile scaricare documenti, vedere filmati e soprattutto entrare in contatto tramite la chat anche con i colleghi del commerciale. Grazie ancora e, come vi dicevo, se qualcuno ha qualche domanda che è stata inserita all'interno della chat, verrà presentata direttamente alle colleghe di Alitalia che provvederanno poi a rispondere direttamente. Grazie ancora da UVET GBT e da me personalmente. Grazie. Grazie a voi. Ciao, buona giornata.